Cari amiche e cari amici, buona serata dal vostro Seven e benvenuti a questa nuova puntata di Derby d'Italia. Una trasmissione pensata da chi ama il calcio, per voi chiamate il calcio. Il Milan ha vinto il big match dello stadio Diego Armando Maradona ed ora pare essere la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto, ma attenzione perché dietro pare essere risorta l'Inter. E ancora più dietro sta spingendo sempre di più la Juventus che tanto è brutta, tanto pare essere vincente. E poi parleremo della Coppa dei Campioni, o meglio, la Champions League. Domani l'Inter è impegnata nella difficilissima trasferta di Liverpool. Parleremo di Europa League, Conference League e dei campionati degli altri, dove il Manchester City ha vinto il derby contro lo United, orfano, vedremo perché con il nostro Gabriele Lucchini, orfano, dicevo, di CR7. Parleremo di tutto questo e di molto altro ancora dopo la nostra sigla, ma prima della nostra sigla, il nostro messaggio di pace. Buonasera, buonasera, puntata numero 10 di Derby d'Italia con moltissima carne al fuoco, quindi bando le chiacchiere, presentiamo subito i nostri ospiti. Paolo, a te l'apertura. Buonasera a tutti e buona trasmissione. Grazie Paolo, Gabriele Lucchini. Buonasera a tutti. Dopo ci parlerai anche del famoso calcio internazionale. Ho un gradito ritorno, Roberto, che mi sembra che tu sia stato all'Allianz, giusto? L'altra sera. Eh? Carlo, certo. Grazie Roberto. E dopo il gradito ritorno di Luciano Marangon, che finalmente possiamo vedere nello splendore dei 16 mm e con il quale sviscereremo molti e moltissimi. Ho visto il vostro messaggio, ti interrompo un attimo. Vai Luciano. Ho visto il vostro messaggio, ma io sarei anche con tutti e due i popoli, perché sì, i popoli sono quelli che c'entrano meno di tutti. Bravo. Quindi bisogna essere solidali anche il popolo russo, non solo quello ucraino. Sì. È solo una cosa politica, una guerra politica Tra questi pazzi politici che si trascina poi anche da anni, e quindi quelli che parlano poi sono la gente normale, quindi credo che bisogna essere solidali con tutti e due i popoli. Certo, anche perché poi a posteriori, una volta che finisce tutto, le ripercussioni saranno anche per il popolo russo e non solo per il popolo ucraino. Lo era già da tanti anni, però lo è. Purtroppo chi paga nelle guerre, perché nelle guerre perdono tutti, ma chi paga poi sono sempre la povera gente, cioè noi, la gente normale, la gente che non decide, gente che non ha la possibilità della parola. Quindi sì, poi vai tu a ricostruire quello che si è distrutto in 10 giorni. Da ambo le parti, e parlandoci tutti i giorni, ambo le parti la pensano uguale. Sono contro ai loro politici, a questi pazzi che scatenano una guerra. Sì. E avremo, meglio parlare avremo di sport. Sì, effettivamente. Vai Davide, a te la parola. Sì, diamo
Una buonasera ai primi messaggi che arrivano alla nostra trasmissione. Salutiamo Antonio Bevilacqua che dice ciao a tutti, buona serata e un grande saluto a tutti gli juventini, anche a quelli che non sono juventini, Antonio. Sì, dai. Sì. E poi salutiamo questo utente che ci scrive dal gruppo e quindi, come dico sempre io, se ci scrivete sul gruppo, purtroppo per un bug di Facebook non possiamo né vedere la vostra foto né leggere il vostro nome. Comunque ti salutiamo. Buonasera a tutti voi, buonasera a te. Benissimo, Davide. Allora, come al solito, il menu e le classifiche di A e di B. Vai. Perfetto, partiamo con il menu. Andiamo a vedere cosa propone lo chef questa sera. O Sole Milan, al diavolo il big match del Maradona. Ora è lui il favorito? Cinquina alla Salernitana, l'Inter è tornata? Il bello d'essere brutti, la Juve di Allegri non diverte, non convince, ma è quarta. Quattro chiacchiere con i nostri super ospiti, Roberto Grossi e Luciano Marangon. Champions, Coppa e campionati degli altri, con il nostro Gabriele Lucchini. Andiamo a vedere subito i risultati della Serie A. Inter Salernitana 5-0, Udinese Sampdoria 2-1, Roma Atalanta 1-0, Cagliari Lazio 0-3, Genoa Empoli 0-0, Bologna Torino 0-0, Fiorentina Hellas Verona 1-1, Venezia Sassuolo 1-4, Juventus Spezia 1-0 di Cortomuso, Napoli Milan il big match 0-1. Comanda il Milan a 60 punti momentaneamente perché l'Inter ha una partita in meno, ricordiamolo. L'Inter che è seconda 58, Napoli 57, Juventus 53, a 47 Atalanta e Roma, Lazio a 46, Fiorentina a 43, Hellas Verona a 41, a 39 il Sassuolo, a 34 il Torino, il Bologna a 33, l'Empoli a 32, l'Udinese a 29, a 26 la Sampdoria e lo Spezia, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 18, Salernitana 15, velocemente anche i risultati del campionato cadetto. Cittadella Monza, il mio Monza ha sbancato lo stadio del Cittadella, 2-1 per il Monza. Como Spal 0-2, Parma Reggina 1-1, Pordenone Pisa 0-1, Cremonese Brescia 2-1, Ascoli Frosinone 1-1, Crotone Alessandria 0-0, Lanerosse Vicenza Ternana 3-1, Perugia Lecce 1-1, Cosenza Benevento rinviata alla luce dei numerosi casi di Covid nel gruppo squadra del Benevento. In Serie B comandano Lecce e Cremonese a 53 punti, seguiti dal Pisa 52, Brescia 51, Monza 48, Benevento 47, Frosinone 45, Ascoli 43, Perugia e Cittadella 42, Reggina 39, Como 36, Parma e Ternana 34, Spalla 31, Alessandria 25, Cosenza 23, Lanerossi Vicenza 21, Crotone 16, Pordenone 12 punti. Abbiamo la rassegna stampa questa sera o proprio la rassegna stampa passerà, sì, passerà sotto la rassegna stampa. Ah, ok, comincio perfetto, perfetto Davide, perfetto. Chiacchierate. Niente, non me ne vogliano Paolo, Gabriele e Davide, però daremo molto spazio ai nostri due ospiti, quindi cominceremo sicuramente con Roberto, farci un attimino una disamina della situazione attuale, un po' cosa, come l'hai vista la Juve, insomma. Guarda, io ero allo stadio, come ti dicevo prima, e ho sentito un po' il brusio dei tifosi, no? Che vorrebbero una Juve sicuramente diversa, però sai, quando si vince, e credo che qui abbiamo un ex grande calciatore come Marangon che ha vissuto, no? Torino, la Torino bianconera, l'ambiente Juve, anche se solo nelle giovanili, no? Sa che comunque la prima cosa che conta veramente non è solo un motto, uno slogan, è quello di vincere, no? Quindi quando a fine partita poi la Juve ha vinto, tutti sono tranquilli. Anche se durante la gara i mormori, il brusio, no? Soprattutto nel secondo tempo, non sono mancati. E non è la prima volta, perché la Juve quest'anno è questa. Cioè io quando vado allo stadio, Carlo, non è che mi aspetto una Juve diversa, no? O quando la guardo in TV, in trasferta, perché in trasferta non vado più, non mi aspetto niente di diverso da questa.
E il fatto che comunque da ormai sono 14 partite consecutive in campionato tenga risultato, o vince o al massimo pareggia, quest'anno è così. E poi so benissimo che comunque tanti tifosi juventini vorrebbero rivedere una Juve un po' più, non so neanche usare il termine, ma un po' più divertente, no? Un po' più di gioco, di costruzione di gioco, di mentalità diversa, non sempre speculativa, fai il golletto, poi nel secondo tempo ti ritrai. Però quest'anno è così, ecco, e anch'io vorrei vedere una Juve diversa, ma per ora penso non ci siano le condizioni. Poi sai, con Allegri, anche quando la Juve vinse 5 scudetti consecutivi, non è che faceva chissà quale tipo di gioco spettacolare, no? Ve lo ricordate anche voi. Era il gioco della Juve, più o meno, era questo, no? Andavi in vantaggio, mantenevi il vantaggio e finiva lì la partita, perché la Juve in quei 5 anni, credo, era comunque la squadra più forte del lotto, no? E quest'anno la Juve non è la squadra più forte del lotto, ha avuto mille problemi, probabilmente anche Allegri, soprattutto all'inizio, non ci ha capito molto, credeva forse di tornare in un ambiente un po' diverso, ma tante cose sono cambiate, no? Da quando lui ha fatto il primo ciclo alla Juve è cambiata anche un po' la società, la società Juve, intendo i dirigenti, il presidente, qualche errore di troppo. Sai, ci sono stati veramente mille problemi e quindi le ambizioni e le aspettative si sono inevitabilmente abbassate. E il fatto già di arrivare forse tra le prime quattro in campionato, con i relativi, no, introiti, denaro, eccetera, eccetera, quello che tutti sappiamo, è già, secondo me, come dire, un piccolo quest'anno. Poi si vedrà in Coppa Italia, si vedrà in Champions. Quindi chance di scudetto tu le escludi, fai un po' come Allegri, insomma. Dico la verità, Allegri lo dice perché lo deve dire, Allegri ama certo crollare tutto e tutti, lo sappiamo, e fa anche bene in certe occasioni. Io francamente non ci credo, però è anche vero che in un campionato così, secondo me, mediocre, no? Sarebbe bastato veramente qualcosina in più per far sì che la Juve, con tutti i problemi che ha avuto quest'anno, comunque fosse lì a giocarsela. E adesso credo che sia un pochino tardi, anche perché non hai una squadra sola, no, che può sbagliare. Certo, certo. Non te la giochi solo col Milan, solo con l'Inter, solo col Napoli, perché se no ti direi, guarda, chissà, adesso ti devono crollare tutte e tre, e già sono abbastanza crollate, ma penso che peggio del periodo che hanno avuto non possano fare, quindi ti ripeto, già arrivare quarti, o se una crolla, magari se il Napoli crolla arrivi magari pure terzo, ecco, per dire, però vabbè, arrivare quarto o terzo più o meno è la stessa cosa, è già tanto, ecco, te la dico tutta, quest'anno è già tanto se arrivi sopra l'Atalanta, perché tu sai che io per l'Atalanta c'ho un rispetto enorme, Gasperini per me numero uno, certo, in assoluto. L'Atalanta ha avuto mille problemi, sta giocando da mesi senza una vera prima punta, no? Gli è entrato Muriel nel secondo tempo a Roma, ma cioè, insomma, Gasperini secondo me sta facendo i miracoli anche quest'anno. È già tanto arrivare sopra l'Atalanta. Bene, 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 bene. Adesso Luciano, sai, io ho il terrore che sì, loro ci faranno perdere lo scudetto a Torino. Come noi siamo riusciti a farli entrare in Champions League, io ho il terrore della partita di Torino. Non so tu cosa, chi loro? Come la vedi? Chi loro? Loro la Juve. Io ho una paura folle di quella partita lì di Torino. Ma quando guarda, l'Inter la Juve gioca è in fase di costruzione, partita per la nuova avventura, quindi è normale, anche se in Italia non danno molto spazio e molto tempo, soprattutto non si ha molta pazienza nella costruzione di una squadra dopo che una squadra che viene da 10 anni di comunque vittorie, perché ha sempre portato a casa qualcosa. E vabbè, per lo scudetto sono d'accordo che è difficile, perché quando ne hai tre davanti può andare male una, possono andare male due, possono andare male in due, ma tutte o tre è un po' difficile, anche perché i momenti difficili sia Milan che Inter li hanno già avuti e sembra che li abbiano superati. Il Napoli l'ha avuto, ma il Napoli è quella la sua posizione, non è una squadra, non lo so se dipenda dall'allenatore, che non è un allenatore vincente, non so di cosa dipende. Comunque la Juve sta facendo il suo percorso, è ancora dentro, adesso vediamo il ritorno in Champions,
è in semifinale di Coppa Italia, ha vinto l'andata, quindi potrebbe andare tranquillamente in finale. E quindi comunque al momento non è una stagione tanto da dire. Certo, il bel gioco, devo dire che Allegri non ha mai fatto un bel gioco. È un gioco abbastanza, come si dice, attento, molto difensivo. È difficile avere il bel gioco, non si è mai visto. Le squadre di Guardiola, perché per dire, se avete visto il derby di Manchester, il secondo tempo del Manchester City, credo che sia un quadro da dipingere per quello che è il calcio, perché sì, veramente hanno giocato una meraviglia. Io l'ho vista la partita e il secondo tempo del Manchester City è stato incredibile. Vedere un calcio così in Italia in questo momento lo vedo molto difficile, perché in Italia conta molto il risultato. Certo. E quindi, vabbè, anche in Inghilterra conta il risultato, però sì, però io ho visto, cioè non c'è questo accanimento da parte dei tifosi. Anche una squadra che retrocede inglese è comunque seguita dal proprio pubblico, non perde un tifoso, è comunque è sempre tifata. La squadra che arriva seconda o terza sono comunque contente, perché arrivare secondi o terzi nel campionato inglese è molto difficile, quindi è come vincerlo. Poi è chiaro che ne vince sempre solo una. In Italia c'è una mentalità diversa, ma non da oggi, da sempre. Quindi alle volte, e Allegri lo sa benissimo, infatti lo dice anche nelle sue interviste, che alle volte è meglio giocare male, ma quello che conta poi è il risultato finale. Certo. Perché le vittorie poi ti danno sempre il margine di miglioramento, perché capisci dove devi migliorare, è quello che sta facendo la Juventus. Non facciamoci sentire, Luciano, da Arrigo Sacchi, perché Arrigo Sacchi, se tu gli dici una roba del genere, già ti scomunica. Arrigo Sacchi cosa ha detto sulla Juventus? No, ti scomunica, perché lui dice che bisogna prima giocare bene e poi la vittoria è una conseguenza. Però Arrigo Sacchi ha giocato bene, perché aveva un Milan, aveva una squadra incredibile. Andiamo a prendere i giocatori del Milan che ha vinto, quelli che ha avuto poi anche Capello, quindi non era tanto, certo, Capello oppure Sacchi, per carità, l'allenatore è molto importante, ma l'allenatore è molto importante più che altro per la conoscenza che ha delle squadre che va a incontrare, e credo che quello, e che riesca a esporre la sua visione di calcio, che abbia i giocatori che riescono a dare quello che lui vuole che diano i propri giocatori in campo. Cioè la sua filosofia di gioco un allenatore ce l'ha in base ai giocatori che acquista. Però Luciano, una volta io dico Bagnoli, voi avevate Bagnoli e poi chi avevate lì al Verona? Ci sarà stato un preparatore atletico, un preparatore dei portieri, ma il tattico non c'era. L'analista non c'era, il preparatore della difesa c'era. Ma la rosa era fatta di 16 giocatori, rose del calcio, che poi non è un'epoca così lontana, certo. Perché si parla di 20-30 anni fa. Quindi noi avevamo 16 giocatori in rosa, avevamo Bagnoli col suo alleato che era il preparatore dei portieri. Noi avevamo preparatori atletici, perché non avevamo preparatori atletici, avevamo un massaggiatore con un aiuto massaggiatore che ci curava poi i muscoli in spogliatoio durante la settimana e la domenica. Sì, sì. Basta. Poi avevamo una società, avevamo un direttore sportivo e un presidente, punto. Era un calcio molto più artigianale, no, Marangoni? Sì, sì, sì. È un calcio che io preferivo. Cioè io, per carità, oggi vorrei essere nato 30 anni dopo, ma per quello che guadagnano. Certo. Per quello che guadagnano, solo per quello, non per il calcio che si vede in giro. Anche se il mio tipo di gioco, il mio modo di giocare, potrebbe andare bene anche al calcio di oggi. Ma Luciano, io volevo dirti una cosa, ma tu hai detto che è importante l'allenatore che prepara le partite, che ti dice gli avversari. Come li studiavate gli avversari? Mi sembra che una volta c'era il
ogni allenatore mandava il proprio come balestra nel Milan, andava a vedere la squadra avversaria dove giocava la domenica prima. Oppure sì, c'era questa relazione, c'erano dei video. Sì, com'era? No. In quel Verona lì non c'era nessuno, c'era Bagnoli che conosceva benissimo. Poi c'eravamo noi che eravamo così convinti della nostra capacità, della nostra forza, che ha fatto che noi andavamo in campo e imponevamo quello che era il nostro tipo di gioco. Sono riusciti la società, il direttore Emiliano Mascetti e Bagnoli a creare in 3 anni una squadra forte come quella che ha vinto lo scudetto. Perché poi io mi ricordo che anche l'anno che sono arrivato io erano saliti dalla Serie B, avevano fatto degli acquisti per la Serie A, tra cui anche la mia persona. Sì. L'anno dopo siamo arrivati, e quell'anno lì siamo arrivati quinti. L'anno dopo siamo arrivati settimi, quindi abbiamo fatto comunque un ottimo campionato. E ogni anno inserivano quelle due pedine per farci fare un salto, un ulteriore salto di qualità. E l'anno dello scudetto hanno comprato i due stranieri, Elkjær dalla Danimarca e Brighen dalla Germania. Due nazionali, due giocatori molto forti, che ci hanno dato quel di più che ci serviva per poi poter... Perché siamo partiti in testa e siamo arrivati in testa, eh? Cioè, c'è da dire questo quell'anno lì. Quell'anno lì eravamo sicuramente la squadra più forte del campionato. Pensa, Carlo, scusami. Vai, poi facciamo il giro da Paolo e così via. Sì, dunque, no, prima Marangon diceva giustamente, potrei ancora essere utile nel calcio di oggi. Io lo immagino, addirittura pensa alla Juventus, quanto farebbe comodo oggi un esterno sinistro, come si chiama adesso, come Marangon. Altro che Alessandro, Pellegrini con tutto. No, ma io parlo con a uno come Marangon oggi, pensa. Sì, io parlo con l'allenatore di oggi perché ho fatto tanti anni anche il procuratore, sono sempre rimasto nel mondo del calcio. È un po' di anni che mi sono allontanato perché passa l'età e voglio vivere in posti come dove vivo, in posti di mare, in posti con l'aria pulita, un posto di libertà, diciamo. Non riuscirei più a vivere nelle città. Però a parte questo, io parlo perché conosco, seguo, conosco giocatori e conosco allenatori di oggi. E tutti mi dicono: avere uno come te oggi nella mia squadra. È vero. Tutti me lo dicono. Io adesso non è che mi vanto di essere un fenomeno. Ci ricordiamo come giocavi. Però devo dire che avevo un modo di giocare, avevo un tipo di gioco che oggi potrebbe essere al top nel calcio inglese. Più che nel calcio italiano. Sempre difesa a 4? Gli inglesi si giocano molto aperte le partite. Sì. Non sono molto difensive. Perché anche la squadra ultima in classifica va a giocare contro la squadra prima in classifica e gioca a viso aperto. Poi prende 4 gol, 5 gol, 7 gol, però gioca a viso aperto. Certo. Quindi il mio tipo di gioco oggi... sicuramente Luciano, ma è adesso che dicono lui non può giocare in una difesa a 4 perché non è abituato, devono giocare a 3 per forza e così via. Ma io tutte queste cose qui o no? Ma sì, sono cambiati un po' i moduli, un po' le scuole degli allenatori sono usciti con questo. Il calcio alla fine è molto semplice, sono 11 giocatori contro altri 11 giocatori, bisogna essere messi bene in campo e avere delle qualità di gioco che vanno bene per il ruolo che tu fai. Quindi devi far correre la palla, perché poi il gioco del calcio è quello. Però Luciano, ci sono degli allenatori che dicono che guardano molto la squadra avversaria, per cui fanno uno schieramento a seconda di chi hanno davanti, ed altri che non si preoccupano assolutamente. Un po' quello che dicevi tu, il Verona, che voi facevate il vostro gioco, sì. Infatti quest'anno c'è il Verona, c'è il Sassuolo, c'è l'Empoli, c'è la Fiorentina, ci sono squadre che giocano un po' più a viso aperto, hanno più la convinzione della loro forza. Certo. E non si fanno temere nel momento che poi vanno a giocare contro il Milan, l'Inter, la Juventus, il Napoli, la Roma, cioè le squadre in questi ultimi anni più titolati. Mantengono la loro fisionomia, allora hanno quella... Mantengono la loro fisionomia. Infatti ci sono degli allenatori giovani molto in gamba, che a me piacciono molto. Certo. Paolo, a te. Poi facciamo
Comunque la Juventus, vai Luciano, avere un po' di pazienza. Sì, ma loro non ce l'hanno. Loro non ce l'hanno perché vogliono vincere. Dico, c'è una domanda per Luciano da parte di un nostro utente. Pregherei Davide di leggerla. Hanno già nella scacchiera dei giocatori per il prossimo anno per migliorare il centrocampo, perché poi i problemi della Juventus questi ultimi due anni, anche se con Pirlo comunque la Coppa Italia l'hanno portata a casa, la Supercoppa l'hanno vinta, comunque qualcosa hanno portato a casa, però stanno cercando di costruire una squadra forte per poter tornare a vincere. Beh, speriamo anche che aspettino ancora un po', speriamo che aspettino ancora un po', dai. Che non vinca qualcosa anche quest'anno. Infatti, Davide. Abbiamo una domanda di una nostra amica, sì. Si chiama Milena, è una delle nostre fan più affezionate, che scrive: buonasera a tutti, volevo chiedere a Luciano Marangon un aneddoto del suo Verona 84-85, campione d'Italia. Da Juventina dico che è stata una bellissima squadra che ha stupito tutti, grazie mille. Beh, avevamo avuto anche del complimenti dell'avvocato, non so se ve lo ricordate, sì. Una domenica sportiva intervistato all'uscita dello stadio proprio la partita contro di noi, che avevamo pareggiato 1-1 a Torino, sì. Ha detto che aveva visto la squadra più forte e che sicuramente era difficile portarci via lo scudetto quell'anno lì. E l'avvocato era uno che ne capiva molto di calcio, era sì. Amante della sua Juventus, ma era uno che ne capiva molto di calcio. E infatti comunque aneddoti del Verona niente, una grande squadra di amici, perché poi alla fine eravamo anche molto legati come compagni di squadra e quindi ci divertivamo durante la settimana ad allenarci, ci divertivamo la domenica a giocare a pallone, a giocare a calcio, che era la cosa che, e quando qualcuno sbagliava era sempre spronato dal compagno che aveva vicino. Perché poi si capita anche durante una partita di calcio di sbagliare un passaggio, di sbagliare un gol, certo. quindi capita e non c'era molto affiatamento tra di noi, che fuori dal campo soprattutto, e poi chiaramente si rispecchiava anche dentro del campo, e credo che quella sia stata la nostra forza. Gabriele, a te. Su cosa? Sul Verona? Quello che vuoi, quello che vuoi. Intanto allora, dobbiamo approfittare dei nostri due personaggi. Sì. Allora, sul Verona, Luciano, credi che una delle partite spartiacque, più che con la Juventus, con l'Inter o col Torino, dove il Verona andò a vincere a Torino e all'epoca... E con il mio gol poi. Con un tuo gol. Non credi che la partita a spartiacque sia stata quella folle di Udine, dove il Verona in vantaggio 3-0 si fece rimontare fino a 3-3 e poi riuscì comunque a vincere? Sì, però è accaduto molto, cioè mancavano tante partite alla fine. Sì, no, ho capito. Direi che forse la partita della svolta è stata quella proprio di Torino, perché il Torino era dietro di noi, era una delle squadre che ci inseguiva, e quindi portare vincere fuori casa con il Torino proprio a poche partite, non è che mancava molto dalla fine, è stata quella sicuramente che ci ha dato quella non sicurezza, perché poi la sicurezza ce l'hai solamente quando ce l'hai in matematica, la vittoria. Noi la sicurezza l'abbiamo avuta a Bergamo, quando abbiamo pareggiato a due partite, cioè la penultima giornata del campionato, dove eravamo matematicamente campioni d'Italia. E lì ci siamo proprio lasciati andare con le feste, con la gioia, anche se la domenica dopo avevamo, mi sembra, l'Avellino in casa e abbiamo vinto 4-1, 4-0, non mi ricordo, però non è che abbiamo mollato. Tu lasciasti poi Verona dopo lo scudetto, l'anno subito dopo, non giocasti la Coppa dei Campioni? No, io già a gennaio ho avuto un accordo, ho preso un accordo con l'Inter, perché mi hanno cercato a gennaio, in pieno gennaio, ma io non ho mai detto niente, ho fatto il professionista come sono fino alla fine, non ho mai tirato indietro la gamba, ma avevo un accordo con l'Inter. Mentre chi c'era dell'Inter, direttore sportivo? Sono accordati dopo, al Beltrami? Mercato poi estivo. Io invece
stranamente, non so perché, ma perché accadono queste cose. Già adesso ci sono giocatori, ancora oggi ci sono già giocatori, Insigne ne è un esempio, anche se poi si è saputo, però ci sono giocatori anche adesso. Io quindi a gennaio, mi ricordo che nelle vacanze di Natale sono stato cercato da Beltrami, che era il direttore sportivo, che era il direttore sportivo dell'Inter, e ha detto ti voglio parlare, e io sono andato a Milano, ci siamo trovati nella casa proprio del presidente Pellegrini, e io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto comunque, che però avrei chiesto, loro poi ci sono state le offerte economiche, io gli avevo detto se il Verona mi dà gli stessi soldi io comunque resto a Verona perché stavo bene, e non sapevo ancora certo. Di vincere lo scudetto. Quando sono tornato a Verona, poi che è finito il campionato, che sono andato a parlare con il presidente, gli ho detto presidente io ho una forte richiesta e mi danno questi soldi, però se lei si avvicina o mi accontenta io resto qui, io rimango qui con tutto il piacere del mondo. E lui stesso mi ha detto guarda Luciano, io non ho la possibilità di darti questi soldi e quindi grazie, vai, claro. Grazie di avermelo detto e vai. Altro che procuratori, trattative che durano. Iniziavano? Gli ultimi anni, quell'anno lì, l'anno mio a Verona tipo, sì. Io ero stato contattato, ma c'erano tre o quattro figure in giro per l'Europa, cioè per l'Italia, non per l'Europa. Ah. La figura del procuratore è nata proprio in quegli anni, negli anni 80. Io mi ricordo Caliendo, che io sono andato a Modena nel suo ufficio. C'era Caliendo, c'era Carpegiani. Da molti viene indicato come il primo procuratore, da molti viene indicato. Sì, sì, Caliendo, Carpegiani. Branchini, Canovi, mi sembra qualcuno. Sì, quello Canovi, ma c'era un po' il Damiani, il Raiola, il Mendes. No. Questi sì, sono sì. Arrivati tutti poi negli anni 90. Ma sì, tu sì, la trattativa per il rinnovo, o comunque che poi il rinnovo non ci fu perché andasti all'Inter, la facesti con Guidotti o già con Chiampan? No, che con era... Chiampan. Ecco, perché Chiampan. Il presidente del Verona era Guidotti era dello della società. Ok. Però l'aveva presa in toto Chiampan, che era presidente della Canon Italia. Della Canon, sì. E l'aveva presa lui, quindi l'ho detto. Guidotti veniva praticamente sempre stato dentro fino alla sua morte, è stato dentro ai colori del Verona, alla società, cioè lui l'ha creata, l'ha seguita nei primi anni di Serie A, cioè nei primi anni quando c'ero io, non tanto, però era presente anche alla festa dello scudetto, è sempre stato il presidente onorario anche quando ha lasciato a Guidotti a Chiampan. Volevo chiedere a vai. No, perché mi ha fatto parlare indietro. Vai, liberi. Io ricordo quel Toro Verona di cui parlava prima, perché io ero ragazzino, andavo a vedere tutte le partite della Juve, ma tante anche del Toro. Poi io abitavo, come abito ancora adesso, a due passi dal vecchio stadio comunale, adesso si chiama Olimpico, è Grande Torino. Mi ricordo benissimo quella partita col Toro Verona, il comunale strapieno, tantissimi tifosi del Verona in curva a Filadelfia, una marea. Sì, sì. E mi ricordo quanto ci credevano anche i tifosi del Toro a quello scudetto. Ecco, volevo chiedere a Marangon, cosa avete avuto voi in più del Toro per vincere? Ma questo non lo so perché non ero dentro alla squadra del Torino. Dai, ci vuole un po' un assieme di tante cose per portare a casa. Al di là di essere più forti come è stata la Juve in questi ultimi 10 anni, che aveva la squadra comunque più forte e ha vinto sempre con una certa facilità gli scudetti, negli anni miei sì, c'era sempre un gioco tra Inter, Milan, Roma, Juventus, però il Torino era una squadra perché con Radice, quando ha vinto lo scudetto, poi ha avuto un po' di anni che era sempre lì, che lottava sempre. Quindi non lo so solo che quell'anno lì, alla fine, adesso, cioè negli anni dopo, quando ci pensavamo e ci abbiamo pensato,
eravamo proprio la squadra più forte in tutti i sensi, e abbiamo avuto poi anche la fortuna di avere in tutta la stagione di avere, credo, un mezzo infortunio che è successo a Ferroni e qualcosa a Elkier, ma per poche giornate. A Ferroni un po' più lungo, un po' più lungo. Alla fine 9 undicesimi di quella squadra hanno fatto quasi tutte le partite. Non è come oggi che c'è una strage di infortunati, vedi appunto Juventus. Si gioca forse... Oggi non hanno proprio tempo di allenarsi. Oggi giocano ogni 3 giorni, non hai proprio tempo. Perché giochi, il giorno dopo fai quel defaticamento perché hai giocato il giorno prima e dopo vai in ritiro per la partita che viene il giorno dopo. Cioè, è difficile. Per quello che ci sono rose di solo che le squadre importanti hanno la possibilità di fare rose importanti. Le squadre più piccole, le cosiddette provinciali, non hanno la possibilità, devono giocare molto sui giovani, ma i giovani poi mancano di esperienza, quindi è difficile. È un calcio che non mi piace, secondo me. È diventato troppo interessi, troppo business. Devono giocare le televisioni a tutte le ore, tutti i giorni. È tutto diverso. Noi si giocava la domenica alle 2:30, punto. Non si sapeva il risultato. E poi quando veniva la bella stagione, alle 3, poi alle 3:30, alle 4 sì, di estate, sì, ma però si cambiava di... era lì. Anche alle 4:30. Si giocava tutti allo stesso orario. Adesso sì. C'è la possibilità, una squadra... Che lotta per qualcosa assieme a un'altra di riposare un giorno in più oppure di sapere già il risultato della tua antagonista. Cambiano queste cose qui, È molto particolare. Davide, vai. Non mi piace molto. No, poi i tuoi tempi, la vittoria valeva 2 punti comunque ancora. Sì. Quello anche ha cambiato molto, no? I 3 punti invece che 2 per una vittoria. Sì, cambia molto, perché se tu fai 3-4 partite di fila vincendo con i 3 punti riesci a recuperare. Guarda la Juve, pur non giocando gran bene, però vincendo ha fatto 11, credo, risultati utili adesso. È 11. 14. Tra pareggi e vittorie e ha recuperato tantissimo. Ha recuperato tantissimo, certo. Se iniziava un po' prima, sarebbe lì a giocarsela per lo scudetto. Perché ai tuoi tempi, praticamente un pareggio era metà della posta in palio, adesso è un terzo. C'è molta differenza. Una volta il pareggio contava tantissimo, adesso conta. Ma l'hanno fatto, non so se per lo spettacolo, non lo so. Il precursore è stata la Premier, Il campionato inglese è stato il precursore che facevano i 3 punti per vittoria. Poi una volta c'era la famosa media inglese. Se tu sei in media inglese vinci il campionato. Vinci in casa, pareggi fuori, hai vinto il campionato. Si diceva. Però poi succede come il Napoli qualche anno fa con Sarri, 91 punti e non ha vinto. E uno dice, cavoli, ma quando li faccio mai più 91 punti? Ah sì. Perché c'era una Juve che ne ha fatti... più. Sì. Anche la Roma di Garcia ne fece tanti, ma la Juve ne fece 100. Vai Davide, una domanda. Sì, nel calcio di oggi vanno tanto di moda i terzini più bravi ad offendere che a difendere, però non piacciono a tutti. Nell'Inter 95-96 Roberto Carlos, un fenomeno, fu fatto fuori dopo 12 mesi da Oxon perché diceva che non sapeva difendere. Non me ne parlare, Davide, non me ne parlare di Roberto. E ogni volta che lo vedo al Bernabeu mi metto a ridere. Metto a ridere e lui si mette a ridere perché gli ho detto: se io vedo Roy Hodgson lo tiro sotto. Se mi attraversa la strada io lo tiro sotto. Ogni volta che vedo Roberto Carlos, e l'ho visto anche in Champions League quando ha giocato Real Madrid con noi, sempre glielo ricordo e lui sempre si mette a ridere. Io sono d'accordo che oggi c'è volevo chiedere appunto a Marangon cosa pensa di questi terzini più bravi a offendere che a difendere.
tutto qua. Guarda, come ti ho detto, io oggi sarei pagato milioni di euro come ingaggio, perché io ero molto bravo a difendere. Io spingevo molto, però ero, se tu chiedi a Bagnoli o altri allenatori miei, io non ero molto forte a difendere. Poi avevo questa forza fisica che, nonostante combattessi in aria per difendere, quando prendevamo la palla partivo sempre. Avevo questo recupero, io avevo 44 battiti al minuto del mio cuore, come Fausto Coppi. Avevo un tempo di recupero fantastico. Vabbè, questo è un fatto di natura, ho avuto la fortuna di essere fisicamente così, ma io non ero mai stanco, non avevo mai bisogno di riprendere fiato. Cioè, io tornavo e ripartivo, Una bella fortuna. tornavo e ripartivo, e questo era quello che metteva in difficoltà poi le squadre avversarie. Io mi ricordo che Trapattoni mi diceva che quando giocavano contro la squadra dove giocavo io, era preoccupato di me sempre. No, veramente, Ma tu avevi veramente. 44 dibattiti. Io quando partono dalla porta e fanno i passaggi in area, arrivo a 100, a 100. Io una cosa che non capirò mai, mai. Questa No, no, io partenza dal avevo un tempo basso di io non le recupero capirò mai. incredibile. Eh? Anche quando mi facevano le visite mediche all'inizio di ogni anno, tutte le squadre fanno le visite mediche a tutti i giocatori. Certo. C'erano i medici miei che o i preparatori che mi dicevano: non è possibile, perché i miei compagni di squadra alle volte mi dicevano, mi mettevano sempre ultimo durante gli allenamenti, perché se stavo avanti andavo, non mi fermavo mai. Ma scusa Luciano, perché tu sai che il cuore è una pompa, per cui è un principio idraulico. Meno battiti hai vuol dire che più portata ha la pompa. Quindi vuol dire che tu hai 44, un battito tuo magari valeva uno e mezzo di un altro. Era un Sì, lo discorso di so, adesso portata. io non ho studiato medicina, però mi Eh dicevano sì, è di avere i tempi idraulica, di eh? È recupero, avere idraulica. un cuore così era proprio sinonimo di forza, sinonimo di, cioè, quando hai tempi di recupero, vabbè, quello è un fatto genetico, naturale. Ah, sì. Non è che ho fatto qualcosa per gonfiarmi, io non Certo. prendevo farmaci, flebo, ai tempi miei non esistevano quelle cose lì. Sono venute fuori dopo che i giocatori venivano con tutte le partite in più che ci sono, venivano aiutati con delle flebo, con delle cose così. Adesso non so sinceramente Sì, era venuta fuori anche una polemica con Sì, c'è Cannavaro stato della anche il famosa, processo eh? fatto, poi vabbè, ma Sì. quelle erano tutte cose perché la Juve ha sempre dato un po' fastidio agli altri. Anche quello che gli hanno tolti due scudetti meritatissimi sul campo, non riesco a capire come si faccia a togliere due scudetti a una società che li ha meritati in campo poi. Però vabbè, Meglio parlare di Calciopoli perché poi Carlo si cose arrabbia, lasciamo perdere. passate, sì, Dopo Calciopoli. mi fanno i battiti a 120, mi vanno i Ma no, battiti. vabbè, ma io lo conoscevo molto bene, Mobili, Lucione, ma no, io non sono mai entrato in campo e non ho mai visto cose che dicevo: ah, io posso essere il più forte al mondo, posso tirare 200 volte in porta, ma tanto questa partita la perdo. Cioè, io tutte le partite, io ho fatto 15 anni fino all'87, quindi neanche a dire, proprio nel Certo. periodo poi che è stato coinvolto Calciopoli, eccetera, eccetera. Ma io in campo andavi e te le giocavi, e se eri più forte e se ti impegnavi di più, se correvi di più del tuo avversario, portavi a casa sempre la vittoria. Poi il calcio si sa, alle volte certi episodi portano anche a perdere una partita che meriti di vincere. Noi con Napoli, quando giocava Napoli, non abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo perso, eravamo in testa alla classifica, avevamo due partite in casa, Perugia che era già retrocesso e Fiorentina, abbiamo fatto un punto, invece c'erano ancora i 2 punti, con la Fiorentina. Col Perugia abbiamo attaccato 90 minuti, dopo 2 minuti autogol di Ferrario a San Paolo in casa. Abbiamo attaccato 90 minuti e abbiamo preso pali, traverse. La palla non ha voluto entrare. E abbiamo perso lo scudetto così, perché se vincevamo quella partita, non ci prendeva più nessuno. Sì. E anche la Senti regola del Lu. calcio, che a volte il Golia,
vince contro Davide, Davide vince contro Golia, cioè infatti quella stagione lì, quella stagione dell'80-81, se non ricordo male, era quella la stagione che il Napoli arrivò vicinissima allo scudetto. Sì. Ecco, tutti ricordano la partita, l'annullamento del gol di Turone, quindi ricordano quello scudetto scippato a Roma, ma in realtà la Juventus dopo quella partita doveva andare a giocare a Napoli e poi aveva la Fiorentina in casa, quindi se il Napoli avesse vinto quella partita famosa col Perugia, la Juventus non aveva, cioè quel pareggio di Roma sarebbe stato un pareggio, cioè quel pareggio di Torino con la Roma sarebbe stato un punto perso, quindi il Napoli avrebbe potuto veramente avere la chance vincere lo scudetto. Se noi in quelle due partite in casa invece di un punto ne portavamo a casa tre, eravamo sicuramente, non ci prendeva più nessuno. E sicuramente quella partita in casa con la Juventus non l'avreste persa, perché non ci sareste arrivati con quel morale lì, ovviamente. Però avevate un grande allenatore che era Rino Marchesi, se non ricordo male. Marchesi, sì. Esatto. Grande persona anche lui. Grande uomo. Ho avuto una grande fortuna io nella mia carriera, perché ho avuto allenatori tra Pattoni, Lido, Bagnoli, Marchesi, Olivieri, però Olivieri era più giovane, quindi aveva già questi moduli, queste cose qui, ma il vecchio stampo di allenatore ho avuto la fortuna di averli. Certo. Paolo? Allora, Luciano, io ti volevo fare una domanda. Secondo te, fra i difensori italiani che giocano attualmente, e ci metto anche qualcuno estero, chi è che ti assomiglia di più? Giocatori italiani? E anche esteri. Ci mettiamo anche gli esteri. Ma adesso tipo il mio vero tipo di gioco non lo vedo più in qualcuno. C'è Cancelo, che è quello che era alla Juve, che poi è andato adesso al Manchester City, che però gioca sulla destra, non gioca sulla sinistra. Però comunque ha quelle caratteristiche che avevo un po' io, che sa comunque difendere e spinge moltissimo. E ha una bella visione di gioco quando è lì. Quando è lì, infatti, sta facendo un campionato strepitoso al Manchester City. Guardiola, che è un grande allenatore, non se lo fa scappare. Luciano, ma tu ti vedresti più nei tre di difesa o uno dei famosi quinti, che piaceva tanto a Conte dire i famosi quinti? Perché sai che alcuni, Cancelo, io le ho sempre detto a Spalletti, questo non è un difensore, è uno da centrocampo in su. Però sa difendere. Lo so. Sì. È che non gli hanno dato il tempo, perché come detto, è difficile in Italia, è molto difficile per uno straniero che arriva o per un giovane che arriva, perché sei sempre lì, sei sempre con aspettative. Ma io personalmente non lo so. Anche un bel quinto. Io dominavo la mia fascia. Io anche con la Roma, quando c'è stato l'infortunio di Ancelotti, Lido è venuto da me, ma Chieto è l'unico che può un minimo giocare a centrocampo e sostituirmi Ancelotti, sei tu. Vedi? E io gli ho detto, mister, vabbè, se lo devo fare lo faccio, però infatti non riuscivo a dare quello... Con altre caratteristiche, evidentemente. Quello sì, perché ci vogliono altre caratteristiche per giocare in altri posti del campo. Io ero molto forte sulla fascia. Cioè io difendevo bene e partivo in continuazione. Chiunque dei miei compagni dalle altre parti, dal centrocampo, mi trovava quando aveva bisogno di allungare la palla dalla parte sinistra, io c'ero sempre. E quindi avevo delle caratteristiche che oggi sinceramente non vedo in nessun giocatore. Anche perché, adesso, Luciano, per carità, adesso questi giovani di oggi non li sto seguendo più molto. Io prendo sempre l'esempio di Bastoni. In una difesa 3 sei molto più legato alla difesa, perché tu quando c'è la difesa 3 devi stare lì, insomma. Non però puoi fare come Di Marco. Io non riuscivo a partire. Quando la mia squadra partiva in attacco io andavo. Io avevo questa... Io tanti allenatori miei alle volte mi dicevano frenati, aspetta. Io invece guardavo sempre, quando vedevo che lo stopper, il libero, perché c'era lì, perché c'avevi la difesa a 4 tu. Sì, anzi. Noi avevamo la difesa a 4 e non a zona, proprio la difesa marcata. Ai miei tempi si giocava, cioè tu terzino sinistro marcavi il 7, l'ala destra.
lo stop, il centravanti, il terzino destro, l'11, l'11 sinistra. E però erano... Luciano di solito scendeva il terzino sinistro e quello che attaccava il destro rimaneva in difesa, Ferroni rimaneva in difesa. Sì, di solito il cosiddetto fluidificante era sempre dalla parte sinistra. Era sempre dalla parte sinistra, poi del resto anche il 3-5-2 non è un marchio di fabbrica di Conte, se non ricordo male il primo a istituzionalizzarlo è stato Nevio Scala, con Mussi e Benarrivo. Certo, ecco. Certo. Hai ragione, sì. Beh, poi adesso ci sono i fluidificanti sia a destra che a sinistra. Ora sì. Quando ora ci sono. Non è più. Adesso ha il playmaker davanti alla difesa. Vai Roberto. Perché adesso guardano molto i lati. Certi allenatori hanno dei metodi che hanno bisogno degli esterni. Quindi sia come ali, sia come centrocampisti, sia come difensori. E quindi da ambo le parti. E quindi è un calcio diverso. Infatti spingono entrambi Minotti... gli esterni e Scala il playmaker davanti alla difesa a fare Davide ti ricordi Apolloni, Minotti e Fernando Couto e poi Mussi e Benarrivo sulle fasce, un bravo Mussi ragazzo Fernando Couto. Fernando Couto era un bravo ragazzo a centrocampo di Lomaggio, Massimo Crippa. Roberto, no, volevo chiedere a Maragoli invece l'avversario che ha patito di più qual è stato, che pativa di più. Oddio, sai che no, personalmente io stimavo tutti i miei e temevo tutti le mie ali destre, che poi all'epoca io ho avuto da Bruno Conti contro, ho avuto Causio, ho avuto dei grandi, però devo dire che col mio tipo di gioco, come ti ho detto, visto anche quello che mi diceva poi Trapattoni ogni volta che erano più loro, perché io avevo appunto questa che li soffrivo un po' la prima mezz'ora. Poi il fatto che io non mi stancavo mai e correvo così loro si stancavano e quindi io poi venivo fuori alla distanza. Venivo fuori alla distanza e quindi... Però sì, però io ho giocato contro giocatori che tanto di capello, perché già solo i due nomi, Causio e Bruno Conti, che ti ho detto prima... C'era gente che non dormiva il sabato sera quando sapeva di affrontarli. Io dormivo sempre tranquillo. Vabbè, ma io sai, è un po' sui generis. Sì, era un po' fuori dal coro, l'emozione, ma anche quando ero ragazzo, io non ho mai avuto l'emozione di entrare dentro uno stadio con 80.000 persone. Cioè, avevo. Era un'emozione che mi dava una carica, una voglia dentro di giocare, di giocare bene, di fare bene, ma non un'emozione che mi metteva in difficoltà, come succede purtroppo. Sì. Un fatto di carattere, succede a tanti giocatori che in certe squadre, io vedo anche nel campionato inglese, quando io ero procuratore, tante squadre, l'Arsenal così, che mi contattavano per dei giovani italiani interessanti. E loro poi volevano conoscerli e seguirli, ma li seguivano anche molto come carattere. Perché in Inghilterra esordiscono ragazzi 18, 19 anni, 20 anni? Perché hanno un carattere forte e loro seguono molto anche quello. In Italia si fa fatica a far giocare uno di 18 anni. Un Elliot del Liverpool che ha giocato titolare a San Siro. Davide. Perché lì è un fatto di carattere, di carattere. In Italia ci sono pochi giocatori giovani, bravi, perché noi abbiamo tanti ragazzi bravi, e ne ho visti tanti io anche in passato, che poi sparire nel nulla, ma lì era proprio il carattere che li fregava. Davide? Non è facile avere la responsabilità di giocare davanti a 80.000 persone. Certo. E in squadre importanti poi, che vogliono sempre vincere qualcosa. Io ho avuto la fortuna, perché poi anche col Vicenza di Paolo Rossi siamo arrivati secondi. Col Verona abbiamo vinto lo scudetto, ma poi io ho giocato Napoli, Roma e Inter, quindi squadre super importanti. Sì. Vado, come forse Marangon saprà, ho un debole per la Danimarca, quindi volevo fare una domanda su un suo compagno di squadra, Preben Elkjær. A mio avviso
nella prima metà degli anni '80, tolti i grandi Maradona, Platini e compagnia cantando, Elkjær faceva parte di una cerchia dei più grandi, a parte i grandissimi. Volevo avere un aneddoto su Elkjær, com'era in allenamento, perché alcuni amici mi dicono che era un burlone, è vero? No, lui che sia un burlone, ma era tutta la squadra, tu hai detto, eravamo molti amici, quindi ci si divertiva molto in campo a giocare negli spogliatoi, a prenderci in giro, a farci scherzi, queste cose qui. Però è che aveva, poi veniva dalla nazionale danese in quell'europeo fantastico fatto da lui, quindi è stato veramente un grande il direttore sportivo nostro, Mascetti, a portarlo a Verona, perché era un giocatore che era richiesto da mezza Europa, quindi è riuscito a portarlo da noi. Aveva questa forza, questo allungo, questa forza fisica incredibile, perché non so se ve lo ricordate, quando abbiamo vinto in casa l'anno dello scudetto, abbiamo vinto con la Juventus 2-0 in casa, che lui ha fatto gol senza scarpa. Sì. Ricordate che è partito su un lancio del portiere, certo. Lui da metà campo è partito in velocità, è arrivato fino dentro l'area a tirare, poi senza la scarpa, perché mi ricordo se Scirea, non mi ricordo chi, gli aveva pestato un po' il piede da dietro, gli aveva tolto la scarpa, certo. E lui è andato avanti ancora e è riuscito a fare gol. No. Era un bisonte, era. Sì. Però e Bringel? Perché Bringel? Ma ancora giocava... oggi che ci sentiamo... Lì che fa scherzi telefonici a tutti noi, ma parla italiano, sì, parla in italiano, si ricorda, sì, lui che Brighe. Ah, e Brighe giocava con quei calzettoni abbassati, giocava ai tempi, sì. Ai tempi si poteva, adesso guai la legge che doveva avere i partiti, sì. A metà della mia carriera ho dovuto, perché anch'io ero uno che giocava sempre con i calzettoni giù. Certo. A Vicenza, mi ricordo io, Cerilli. Stavamo sempre con i calzettoni giù. Sì, poi basta, finita la storia. No, poi dopo delle regole, giustamente, le devi rispettare. Certo. Davide, allora, adesso cosa propone lo chef? Che ci siamo dilungati la prima oretta di trasmissione. Continuiamo con la Marcord. Possiamo parlare delle cose. Sì, poi riprendiamo. Io parlerei di Amarcord. Parlate voi per 10 ore. No, noi parliamo sempre così via. No, dobbiamo lasciare spazio a voi due. Dai, Champions, forza. Che io mi devo vedere il Real Madrid Paris Saint Germain mercoledì. Ecco qua, le coppe di questa settimana. Il ritorno degli ottavi. Bayern Salisburgo. Domani Liverpool-Inter, domani Bayern-Salisburgo, si riparte dall'1-1 dell'andata, Liverpool-Inter dal 2-0 per i Reds. E mercoledì Manchester City-Sporting Lisbona, una sfida che ha poco da dire, l'Under City ha travolto i portoghesi per 5-0, Real Madrid-Paris Saint-Germain, il big match di mercoledì, si riparte dall'1-0 per il Paris Saint-Germain, ma tutto è in bilico. Giovedì poi ci sarà l'Europa League e la Conference League, impegnate l'Atalanta in Europa League contro il Bayern Leverkusen e la Roma in Conference contro gli olandesi della Vitesse. E ricordiamo che settimana prossima ci saranno gli altri incontri di Champions e il ritorno delle partite di Europa League e Conference. A voi! Allora Roberto, mi sembra che 3 partite su 4 siano abbastanza decise. Bayern, Liverpool e City, Real Madrid e Paris Saint-Germain, siamo lì, cosa ne pensi? Sì, sostanzialmente sono d'accordo con te, anche se nel calcio, però insomma mai dire mai, ma sì, credo che l'unica veramente in bilico sia Real contro Paris, e lì veramente un grande scontro, no? Poi tu ne sai molto più di me ovviamente sul Real Madrid. Io dico 50-50, sono due grandi squadre. Certo, i francesi hanno vinto l'andata e questo c'ha un peso, però quando giochi a Madrid, anche qui tu me lo insegni. Certo. Insomma, anche perché non c'è quel piccolo vantaggio di non aver preso gol in casa, per cui sì.
anche se il Real Madrid vince 2-1 o 3-2 si va ai supplementari. Certo, no, no, per quello che ti dicevo è praticamente 50-50, mentre invece le altre, il Bayern e City, vabbè. E poi io darei, ovvio, Liverpool è strafavorito, però attenzione, nel calcio devi sempre giocartela, è la partita. Vai Luciano. No, no, sono pienamente d'accordo, 3 partite su 4 sono praticamente già portate a casa, perché Liverpool io l'ho visto ultimamente, anche l'ultima partita che ha vinto solo 1-0, ma in casa non so quanti anni è o quante partite è che non lascia niente agli altri. Manchester City, vabbè, non ne parliamo, a parte il 5-0, ma è la squadra più forte sicuramente. E quindi sarà la partita clou è questa del Real Madrid Paris Saint Germain, perché il Real Madrid, Carletto Ancelotti, ora sta giocando come vuole lui. È una squadra tosta, è una squadra che non tanto perché gioca in casa, è proprio una squadra che può mettere e può vincere con chiunque. Quindi sarà sicuramente una partita aperta. Ha trovato anche la quadratura del cerchio, insomma, là davanti con quel Vinicius da una parte, però Rodrigo dall'altra. C'è il fatto che Real Madrid ti permette molto di giocare, gioca molto aperto. E sai, se sono in serata quei tre lì davanti, o basta quei due, Messi e Mbappé, cioè, andiamo da nessuna parte. Perché per quello che riguarda la difesa potrebbe anche rischiare Paris Saint-Germain, perché non ha una difesa impenetrabile, ma però... se sono in serata quelli davanti sarà molto dura per il Madrid, però è una partita aperta. Le altre le vedo, sì, il Bayern ha pareggiato poi alla fine, quindi partono alla pari le due squadre. Il Salisburgo è una squadra interessante, è una squadra giovane ma combattente, non molla, è molto interessante, è molto... Sì. E il Bayern non sta vivendo un grande momento in questo momento, quindi se ritrova il vero Bayern la porta a casa sicuramente, però deve stare un po' attento. Comunque Luciano, io sono convinto, e poi do la parola a Paolo, Gabriele e Davide, che anche se si passano, qualsiasi italiana che passa ai quarti, poi non ce n'è per nessuno. Con le altre ci sono 3-4 squadre sicuramente più forti. Ma sai, di qualsiasi dopo, quando si italiana. Arriva alle quarti di finale, semifinali, sono partite andate e ritorno, adesso non c'è più il gol fuori casa, vale doppio, quindi se la giocano un po' tutti. Io mi auguro che la Juventus riesca a passare, anche se oggi devo dare una squadra, io secondo me lo vince il Manchester City, però ha dimostrato che già un po' di anni che la squadra più forte, e poi in semifinale non porta a casa, non riesce a arrivare. È come il Paris Saint Germain, insomma, un po'. Lo so, infatti. Però il Manchester City di quest'anno lo vedo tosto. Vai Paolo. Allora, io devo dire, per l'Inter è veramente difficile ad Anfield, perché comunque ribaltare un 0-2 è veramente veramente improbo. Non si sa mai nel calcio, come dici tu Carlo, può darsi che magari l'Inter faccia l'Atalanta del caso, però è molto difficile. Quanto al Bayern con il Salisburgo, io penso che poi il Bayern metta il retrorazzo e poi riesca ad averla bene sui salisburghesi. Quanto al Manchester City, non c'è niente da dire. Sono d'accordo con Luciano che è una squadra favorita per la vittoria in Champions. Ci ha provato l'anno scorso e quest'anno secondo me è sulla strada buona. È un'ottima squadra, Pepe Guardiola l'ha messa su bene,
e quindi ha un organico che secondo me può fare questo salto di qualità. Per quanto concerne invece Real PSG, che seguirà Carlo dal Santiago Bernabeu, insomma, questa è una partita da 1x2, bisognerà vedere. Real Madrid mi pare privo di Carvajal, correggimi. Sì, privo di Carvajal, quindi bisognerà vedere come verrà gestita. Tra l'altro, per il PSG il discorso di avere una finale a Parigi, insomma, può essere una cosa che la galvanizza ancora di più. Quanto all'Europa League, beh, Atalanta, Bayer Leverkusen se la giocano, quindi bisognerà vedere. Vitesse Roma, io penso che la Roma possa andare avanti ai quarti di finale. Vai Gabriele. Allora, hanno già detto tutto, avete già detto tutto voi, quindi su Manchester City Sporting non c'è da dire molto. Sul Liverpool Inter c'è una speranza, più la speranza di ribaltare il risultato, che in realtà dal punto di vista razionale è difficile che l'Inter riesca a vincere con 3 gol di scarto. Se riuscisse già a vincerne con 2, a portarla avanti ai supplementari, probabilmente si potrebbe, però che nei 90 minuti l'Inter riesca a colmare il divario e a segnare 3 gol di scarto, cioè a vincere con 3 gol di scarto, la vedo abbastanza dura. Per quanto riguarda Real Madrid e Paris Saint-Germain, è una partita aperta, ma non c'è più quell'effetto Bernabeu di una volta. Ben inteso, Real Madrid può sicuramente passare il turno. Però per come è stata strutturata e per l'eliminazione, cioè per, diciamo, è stato tolto il valore del gol in trasferta, ho la netta sensazione in qualche modo che vadano viste in un'altra ottica le partite, cioè il Paris Saint-Germain ha 2 risultati su 3, il Real Madrid deve solo vincere. E per quanto riguarda Bayern Salisburgo, io in realtà sono d'accordo con quello che ha detto Luciano, perché il Bayern in queste ultime partite non convince, pur essendo ovviamente più forte del Salisburgo, ma se ci fosse una squadra degna di questo nome in Germania, il Bayern Monaco su 75 disponibili, punti disponibili ne ha persi 16 a 59 punti, e per una superpotenza come il Bayern Monaco aver perso 16 punti in 25 giornate secondo me non è poco. Non so cosa ne pensi Luciano, ma questo Bayern è un po' scricchiola. Poi magari vince, d'accordo. Io lo seguo come seguo tutto il calcio europeo, e devo dire che quest'anno ha delle difficoltà, ma è anche normale, non è che una squadra può stracciare un campionato come ha fatto. Sarebbe il decimo Luciano. Quest'anno sarebbe il decimo campionato consecutivo. Infatti arriva il momento anche che possono avere o che non possono dare, però sono lì. Credo che il campionato lo portino a casa. Sì, quello sicuramente. Lo portano a casa, hanno abbastanza punti di vantaggio su Dortmund, quindi anche se non sta giocando un granché ultimamente, però... cioè anche domenica, anche l'ultima partita hanno pareggiato. Luciano, tu sai che loro niente. Luciano, loro il Paris Saint-Germain ha perso l'ultima partita, però il Paris Saint-Germain in campionato praticamente l'ha già vinto, hanno 11-12 punti di vantaggio dalla poi seconda. Ha pensato bene il Marsiglia di perdere in casa col Monaco, quindi se mai ci fosse stato bisogno, ha fatto peggio il Marsiglia ancora, No, direi che la partita. E sull'Inter il problema è che gli manca Barella, che era quello che dava i tempi a questo Inter di quest'anno, e quindi sostituirlo non sarà facile. Quindi dover recuperare 2 gol e gli manca anche il giocatore che dava i tempi, che collegava la difesa, cioè capito, la difesa con l'attacco. È una grossa perdita per questa partita. Per l'Inter. Comunque Luciano, ricordati che prossimo anno Lewandowski è da noi, è all'Inter e loro prendono Haaland, sicuro al 100%.
Vai, e vi do questa bomba stasera, così siamo tutti a posto e vi mettete il cuore in pace. Haaland è del Bayern Monaco e loro lasciano andare via Lewandowski, come giusto, secondo me. Loro fanno i loro calcoli, però loro lo prendono a 75 milioni, Haaland, perché la clausola è quello. Poi loro sono abituati a prendere i giocatori dal Borussia Dortmund, eh? Non c'è nessun problema. Eh? Come, sì, però, come qualcun altro li prende dalla Fiorentina. Adesso però Lewandowski era del Borussia, Lewandowski era del Borussia, tra l'altro. Infatti, esatto. Vabbè, ma Lewandowski va alla Juve e... No, Lewandowski all'Inter. All'Inter. E Haaland va al Bayern Monaco. No, la Juve c'ha già Vlahovic, deve ancora pagarlo, lascialo pagare, lascia che lo paghino. Se riesce a riscattare Morata, vai. Cazzo, il microfono. Se rinnovano a Dybala e gioca qualche partita in più con più voglia, certo, la Juve potrebbe essere a posto. Sì, poi c'è il discorso di Dybala, vediamo. Per Morata, per Morata non è che possa spendere tanti soldi, non è sotto inchiesta per le plusvalenze, non so, per il coso finanziario indagato. Non so, ho letto... No, ma mi sembra che Morata lo vogliono riscattare dall'Atletico Madrid, però sì, vogliono avere un accordo con l'Atletico Madrid e non dargli 35, vogliono darne 20. Certo. Insomma, Lo troveranno. L'Atletico viene a più miti consigli, probabilmente Morata può rimanere, altrimenti non credo. E su Dybala, è difficilissimo, perché io non so quanto Dybala può spingersi a continuare a chiedere certe cifre, visto. No, anche... io lo lascerei andare e lo venderei bene. Tieni presente, cioè, a me piace moltissimo, come gioca Dybala, la qualità. Sì, guarda, a me non però, piace molto. No, ma però le partite importanti non ha mai fatto la differenza. Ma poi c'è una questione in più che è troppo sovente fortunato. Cioè, al di là della parte quella, però no, non puoi dare un calciatore. Ha fatto un anno che ha fatto bene, ma per il resto, nelle partite importanti, lui è sempre mancato. Nelle partite vedasi finali, vedasi finale, così via. Lui è sempre Mandzukic, Luciano. Mandzukic ha fatto una partita importante. Ha fatto benissimo quella stagione con Sarri. Evidentemente, Sarri ha saputo toccargli le corde giuste. E però, come diceva appunto Marangon, la continuità non l'ha mai avuta. Io così l'ho visto. Adesso c'è l'aggravante degli infortuni. Io penso, non sono un medico, però secondo me lui ha avuto, vi ricorderete, un Covid piuttosto pesante di Dybala. Fu quello probabilmente in Italia che lo ebbe più pesante di tutti, no? 40 giorni, Roberto. Bravo Paolo. Io non lo so, perché non vivo in Italia, ma i giocatori di calcio hanno avuto l'obbligo di fare i vaccini? In teoria adesso sì. O fai il vaccino o ti sei preso il Covid, e quindi sì. No, beh, ma l'hanno preso in tanti il Covid, ma non riesco a capire perché non hanno mai dimostrato che hanno fatto i vaccini o meno. Ma c'era la polemica in Bundesliga, ti ricordi? I giocatori dovevano essere. So che facevano i tamponi ogni due giorni. Sì. E poi dopo c'è stato l'obbligo vaccinale, o comunque se avevi preso il Covid non dovevi. Non tutti, però non è obbligatorio. Sì. Mi sembra che in Italia sì, era in Germania che non era obbligatorio, che c'erano tre o quattro del Bayer che anche in Italia, guarda che non è obbligatorio, sì, adesso c'è stato un problema, e c'è un problema, che guarda, Agüero ha avuto un problema per il vaccino al suo cuore e quindi ha dovuto smettere di giocare, perché ha scelto la vita e non rischiare di giocare. Chi ha problemi, quindi ci sono stati tanti atleti che hanno avuto problematiche, chi ha problemi di salute probabilmente, cioè certe cose non so, particolari, non so, era così, era una mia curiosità. Ricordate la finale della Supercoppa, quando Chesney non poté giocare contro l'Inter perché aveva una sola dose, e quindi sia obbligatorio, ma da poco, da qualche settimana. Assolutamente sì. Diceva Grosso, è una curiosità. Adesso non prenderete la scusa che avete perso la Supercoppa perché ha giocato bene. Per quello, no, perché sono così, sono così loro.
Però Dybala è stato uno dei primi a prendere il Covid quando il vaccino ancora non c'era. Anche Rugani. Esatto, Rugani. Cominciò tutto da Rugani. È stato forse il primo calciatore a prendere il Covid. Rugani è stato il primo. Ma Dybala è quello che lo rende più forte. Durò tantissimo, come diceva prima Paolo. Durò un mese e mezzo. E poi virulento, molto virulento. Tempi di recupero lunghissimi, è per quello che ti dico che secondo me in qualche maniera questo può ancora aver influito nel suo avrà fisico. Preso la variante argentina. Però io c'ho quel sospetto. Poi non respirava, ti ricordi? Tra l'altro poi ci sono giocatori come Alessandro che l'hanno preso due volte. Cioè lui fa fatica in tante cose dopo averlo preso così forte. Poi non sarà solo quello, avrà i muscoli di seta, tutto quello che volete. Sì. Però è quello anche prima del Covid. Sì, per carità, non è che però è comunque però questo... adesso gli infortuni sono troppo frequenti. E non puoi chiedere una cifra simile alla tua società perché non si allena, perché non si allena. Se non dai grazie, se tu non alleni i muscoli a tot di partite, ti vengono gli infortuni. Luciano, una domanda, ma una volta la palestra si faceva molto poco, adesso ti mandano in palestra, o si faceva? No, noi facevamo sì? Allenamenti tutti i giorni, facevamo quasi 4 ore d'allenamento, due al mattino e 2 pomeriggio, e quindi erano poi divisi palestra e campo e pallone, perché poi in campo si facevano le ripetute, i 100 metri, le salite, le cose con i preparatori, certo. Quindi avevamo il tempo per far tutto, ma palestra comunque, a parte i giorni precedenti alla partita, sì, per non caricare troppo i muscoli, ma il lunedì, martedì, mercoledì la palestra era sempre presente. Certo, sì. Beh, magari non spinta come adesso, con un sacco non di lo so macchine. Cosa fanno, ma noi facevamo la bicicletta, facevamo gli addominali, facevamo per la parte le cosce, sai, i pesi su e giù. Sì, su e giù. Sì, quelli lì. Facevamo gli sbalzi con carichi addosso, cioè, non lo so, vabbè. Sì, sì. Non c'era la tecnologia di oggi, ma... Non è che c'erano i macchinari. No, perché mi diceva Scanziani, mi diceva, ma adesso basta che tu c'hai qualcosa, vai in palestra. Capito? Cioè, lui non era molto fautore della palestra. Lui dice che una volta, sì, c'era la palestra, ma non spinta all'eccesso come c'è adesso. Insomma. Non lo so. Bisognerebbe vedere anche i preparatori, perché ce ne sono 40.000 di preparatori. Poi ci sono squadre come Barcellona, come Manchester City che stanno molto, cioè il 90% stanno in campo, stanno sul campo. Certo. E giocano con la palla. Poi una cosa, Luciano, anche l'allenatore, tu come fai a giudicare? Io gliel'ho sempre detto anche a Spalletti e così via. Come fai a giudicare un allenatore che tu non lo vedi? Non vedi come allena? Perché tu vedi solo durante la partita quello che fa, i cambi, ma il bello sarebbe vederli gli allenamenti. Lo giudichi sulla carriera, su un tempo. Sulla carriera. Una carriera. Certo. Spalletti si sa che non è un vincente, perché a parte con l'Empoli che l'ha portato dalla C alla A, ma con squadre importanti lui non ha mai vinto. Però io dico, non sarebbe bello per i giornalisti o per gli addetti ai lavori almeno una volta alla settimana farti vedere un allenamento una completo volta, Carlo. Una volta venivano i giornalisti c'erano giorni quasi. Adesso sai che cosa ti danno? 15 minuti nella partita di Champions, che poi non vedi niente, perché nei 15 minuti lì... Aspetta Paolo, non sentiamo Paolo, aspetta Luciano. Sì, Luciano. No, dicevo che adesso, prima delle partite Champions, il giorno delle conferenze, fanno 15 minuti per i media, dove arrivano le telecamere ma vedono 15 minuti di allenamento, loro fanno la loro manfrina e non riesce a capire un cavolo dell'allenamento. Una volta
potevamo seguirlo tutti i giorni della settimana e tutto l'allenamento. Mi ricordo al comunale, seguivo il mio giornale tutti i giorni, perfino la vigilia. Lippi apriva tutte le squadre. E vedevi la parte atletica e la parte tecnica. Tutto, le parti belle della vigilia, sapevamo tutto. Adesso è tutto una fortezza. Tutto blindato. Tutto blindato. Come diceva Paolo, un'ora prima della gara di Champions in cui ti fanno vedere il Torello, no? 5 minuti di Torello e chi se ne frega, cioè, Sì. No, oppure al Bernabeu ti fanno fare fanno il giro del campo, poi quando si fermano è dall'altra parte delle telecamere e così via, per cui non senti neanche cosa dicono e così via. No, io quando fanno 15 minuti prendo e vado, intanto è la stessa cosa, cioè. Io non vado non vado più a vedere. Allora, Gabriele, cosa parliamo? Calcio internazionale, siamo pronti? Ma quanto dura sta trasmissione? No, quasi, siamo già. Quasi a termine, dai. Tre di notte, quindi andiamo. Non è che dura fino alle 2-3 di notte. Non siamo come Interfan TV, no. Vai, Gabriele. Allora, prima di passare al calcio inglese c'è una domanda per Gabriele. Ah, bene. Volevo... Bene. Eccola qua. Ce la scrive l'amico Pasquale Gianfelice, buonasera. Nel City di Guardiola ci sono studiosi che in base al segno zodiacale fanno giocare il calciatore, un po' come faceva Domenech. È così, Gabriele? Io non la sapevo questa cosa. No, nemmeno io questa. È una cazzata questa. No, questa non è una che questa cazzola. Se fosse vera sarebbe forte. Non ma no, ma io conosco bene Guardiola. C'era Lido che si affidava molto a un personaggio di Prosesto lì, a un mago così ci portava. Io ho fatto un anno solo con Lido. Ci portava quando andavamo a giocare a Milano. Sì. Ci portava in ritiro fuori Milano, vicino, e ci faceva incontrare questo personaggio. Ah sì? Ah sì. Che era una specie di veggente, cos'era? Un mago, cos'era? Sembrava che lui, no, non lo so, lui ti chiedeva sempre, prima di acquistare un giocatore, chiedeva sempre quando l'ora che era nato, quindi il segno zodiacale, eccetera, eccetera, eccetera. E poi gli dava tutti i dati a questo personaggio che gli diceva sì, è un giocatore affidabile oppure no. Questo... No, ma io mi ricordo che quando sono andato alla Roma. Io sono andato incontrato. Sì. Lido ha, Carlo, perché non proponi all'Inter di ingaggiare lo iettatore di Paolo Bonolis? Quando giocate contro la Juve, mandate in campo lui. Io sono andato bene perché so che poi Lido mi ha detto, mi ha fatto un resoconto, mi ha detto che... A posto così. Che ti devo prendere. Sì, è una specie di veggente, un mago telma dei tempi. Conoscendo Guardiola è impossibile. No, assolutamente. Io lo conosco bene, poi a livello personale. Sì. Sì. Un po' troppo catalano, Luciano, un po' troppo catalano, perché una volta ha fatto la conferenza stampa in catalano, che l'UEFA non lo puoi permettere. Infatti perché non c'è il traduttore. Mi sono innamorato del calcio del Barcellona con Pep Guardiola. È un po' troppo catalano e catalanista. Una squadra, ragazzi, mettiamo mi vengono i brividi solo a nominare i giocatori. Sì. Io andavo spesso poi d'inverno, andavo spesso da Ibiza, andavo spessissimo a vedere il Barcellona, e ero sempre invitato, ospite lì della società, e ho visto proprio, ho visto un po' di anni, e veramente mi sono divertito. E poi c'ha quel suo alter ego che è sempre vicino a lui, l'ex pallanuotista, quello non lo molla mai, Ma lui è una ragazza che per il mangiare, una nutrizionista, è uno che segue molto su quelle cose lì. No, ma Espiarte ti spia, perché io parlavo con Simona Ventura in una conferenza stampa del Barcellona e c'avevo l'Espiarte qui all'orecchio. Voleva sapere cosa diceva. Ma te lo chiami Espiarte perché spia? Chiamo Espiarte perché per me... No, perché si chiama Estiarte. Per me è Espiarte perché me lo trovavo sempre dietro e gli dico, ma cosa vorrà questo qui che sto parlando con Simona Ventura e così via? È sempre lì. Diventerà presidente del Barcellona fra 10 anni.
Sì, effettivamente. Verrai, sicuro. Sì, eh? Sì, sì. Sì. Lui è catalano proprio nel sangue. Sì, catalano e catalanista. Sì, 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 è sì, vero. Lui è quello che per l'indipendenza voleva... Sì, ha appoggiato sì. Quando c'è stato... No, ma ti stavo dicendo che in una conferenza stampa di Champions del Real Madrid, no, non di Champions o della Liga e così via, di Champions, perché ha fatto una domanda in catalano, che in catalano in UEFA non puoi, perché non c'è il traduttore in catalano, anche se lo capiamo noi. Dallo spagnolo catalano si capisce, così via. Sì, e lui sì. Ha detto, no, non preoccupatevi, traduco io, ha detto. E il Real Madrid sono stati zitti. E gli ho detto, ma ragazzi, ma qui se Santiago Bernabéu si rivolta nella tomba, se vi sente. Tra il Madrid e Barcellona, poi su questa cosa qui, guarda Piqué andrebbe per 50 miliardi al mese a giocare nel Real Madrid, ma non ci va. No. Derby politico. Va bene, dai Gabriele, dai che attacchiamo e poi concludiamo. Velocissimi. Campionato francese? Allora, sì, vabbè. Tanto abbiamo già detto tutto Luciano. Ha già detto tutto Luciano del Paris Saint-Germain che ha perso 1-0 contro il Nizza. Un Nizza che ha segnato a due minuti dal termine. Paris Saint-Germain è svogliatissimo, quindi probabilmente ormai sente il campionato in pugno, quindi non... Marsiglia, che non dico che ne potesse approfittare, perché per l'amor di Dio sarebbe andato al massimo a 50 punti, quindi sempre a 12 punti di svantaggio, però ha perso anche col Monaco in casa. Per il resto, ecco, diciamo in fondo alla classifica, il Saint-Étienne si sta tirando fuori, era ultimo in classifica, come vi ricordate, fino a qualche settimana fa. Ora il Bordeaux e il Metz occupano la posizione di fanalino di coda. Direi che possiamo passare immediatamente subito alla Bundesliga. Anche qui ha detto tutto Luciano, il Bayern Monaco, nonostante abbia delle battute di arresto, cioè abbia dei passaggi a vuoto in quest'ultimo periodo, soprattutto casalinghi, però il Borussia non ha giocato perché recupererà la partita il 16 marzo, però chiaramente il Borussia alla fine gioca per il Bayern Monaco, perché non appena recupera qualche punto e si porta a 6 punti, poi trova il modo di perdere la partita successiva, quindi il Borussia Dortmund sta regalando completamente il campionato al Bayern Monaco. Non ne avrebbe bisogno il Bayern di questi regali, ma fatto sta che c'è una grossa compartecipazione del Dortmund. Direi che il Mönchengladbach, ecco, ha perso la partita della domenica con lo Stoccarda, e poi per il quarto posto c'è un po' di bagarre, ma probabilmente, ecco, il Lipsia ha perso una grossa occasione perché è andato a impattare in casa col Friburgo, ma tra le tre Lipsia, Friburgo e Hoffenheim è probabilmente la più attrezzata Lipsia. Andiamo rapidissimamente al campionato inglese a questo punto, dove il Leeds comincia che ha esonerato poi Bielsa, ha dei passaggi a vuoto abbastanza preoccupanti, era in una posizione di classifica, non dico tranquilla, ma comunque non invischiato, ma in realtà ora si è messo con le mani in una condizione non semplice. Norwich e Watford probabilmente sono quelle spacciate e poi per il resto se la vedranno. Newcastle invece che continua a risalire la china e quindi dopo un inizio veramente devastante in senso negativo è riuscito a risalire la china e probabilmente riuscirà a portare a termine questa stagione con la salvezza. In testa anche qui ha già detto tutto Luciano, una partita stradominata dal Manchester City con doppiette di De Bruyne e di Mahrez, inframmezzate dal pareggio temporaneo di Sancho, ma il Manchester United quest'anno è molto molto più debole, anche il cambio di panchina con Ragnik al posto
di Solskjaer non ha dato l'effetto sperato, perlomeno ne ha, l'ha dato. Gabriele, perché non ha giocato CR7, scusa? Ragnik ha detto che aveva un problema al flessore dell'anca, quindi ha detto, quindi allontanato qualsiasi voce che potesse portare verso, per esempio, un dissidio tra i due. Ma pare che la sorella di Cristiano Ronaldo abbia smentito, pare. Diciamo che i familiari dei calciatori probabilmente, se parlassero un po' meno sui social o se si esponessero un po' meno, sarebbe meglio, perché alla fine fanno più danni della peste. Il problema grosso è che c'è un ex diciamo bandiera del Manchester, che è Gary Neville, che non perde occasione per attaccare Ronaldo e dire che il Manchester gioca meglio senza Ronaldo. Il problema è che questa volta probabilmente ha parlato troppo presto e quindi i risultati non gli hanno dato ragione. Liverpool ha battuto un buonissimo West Ham, che comunque come ha detto Luciano, l'ha vista la partita, il Liverpool ha vinto meritatamente, però il West Ham ha avuto le sue occasioni per pareggiare. Non so cosa ne pensi. Quindi il West Ham non è una squadra semplice da affrontare, ha un ottimo allenatore, tra l'altro, che fu poi il successore di Alex Ferguson sulla panchina del Manchester, che è David Moyes. Ecco, il West Ham è una squadra che mi piace moltissimo. Poi per il resto, però, chiaramente le prime tre sono abbastanza delineate, quindi Manchester City, Liverpool e Chelsea. Diciamo che Liverpool si è avvicinato molto a Gabriele, un paio di passaggi. Il Tottenham sta vincendo 5-0. 5-0 con un Everton ormai in crisi nera. E quindi, però ecco, il Tottenham sta risalendo abbastanza bene la prima. Dopo le prime partite non probabilmente all'altezza, però ora il Tottenham sta venendo fuori e Kulusevski sta dimostrando in Inghilterra che probabilmente non è quel giocatore scarso che si pensava che fosse quando giocava alla Juventus. Probabilmente la tipologia di giocatore che è Kulusevski si addice di più a un campionato inglese che a quello italiano, e questo è molto preoccupante per il campionato italiano. Poi per il resto non ci sono grosse altre sorprese, se non la battuta d'arresto casalinga del Wolverhampton col Crystal Palace. Wolverhampton che stava andando molto bene e quindi ha perso un po' inopinatamente. Chiudiamo con la Spagna. Liga rapidissimamente. Il Real Madrid si prende uno spavento con Oyarzabal, che ha segnato dopo 10 minuti di rigore, ma poi ha dilagato contro la Real Sociedad. Poi per il resto il Barcellona sotto sul campo dell'Elche dopo il primo tempo riesce a ribaltare il risultato, quindi quarta vittoria consecutiva, quindi tutto sommato piuttosto è stato il Siviglia sul campo dell'Alaves a perdere un'occasione anche d'oro. Anche il Betis con l'Atletico. Tanto siamo lì, cioè il Betis comunque poteva arrivare a 49, comunque. Parlo del quarto posto, quarto posto. Diciamo che il Siviglia era l'unico che si poteva pensare che ipoteticamente potesse insidiare il Real Madrid, ma non ha la continuità dei risultati. Comunque Real Madrid è saldamente in testa, quindi non credo ci siano problemi. La Real ha perso tutto Zugna anche, Villarreal, ecco, Villarreal ha perso a Pamplona e si è fatto male con l'altro Moreno. Esatto, e vediamo un attimo la Real Sociedad. Certo, non ti dico che avesse l'opportunità sul campo del Real Madrid di riavvicinarsi al quarto posto, ma sembra ormai che le quattro squadre che andranno in Champions ormai sono delineate, tranne forse il Betis, ma insomma. Se Real Madrid, se Atletico e Barcellona fanno i punti che devono fare, non credo che ci sia problema.
E però se il Villarreal vinceva era 45, se la giocava ancora, era ancora lì. Perdendo il Villarreal che aveva... L'importante è che si riservi per la Champions. Il Bilbao vince 1-0. Cosa? Al 75esimo il Bilbao vince 1-0 sulla Sporting. A me interessa che il Villarreal si riservi per la Champions. Quello è sufficiente. Roberto, mi dispiace. Ma dobbiamo gufare o no? Ma è una squadra italiana, dai. Ma ci sta, ho quella paura dell'Allianz io. Questi ci fanno perdere il campionato. Tu vedrai, vedrai Luciano, ci fanno perdere il campionato. Ti vedo veramente angosciato, Carlo. Angosciato, sì. Col cuore, quindi... Perché me la vedo venire. Guarda, ti racconto solo questa, poi devo andare veramente, che domani sai che alle 5 mi sveglio. Sì, effettivamente, ti lasciamo. No, guarda, tu sai che quest'anno allo Stadium a Torino non c'è più tifo praticamente, non ci sono i gruppi organizzati, non c'è nulla. Le poche occasioni, pochissimi cori che vengono fatti ogni partita... contro l'Inter, cioè chi non sa il tenere sicuro, che a me fanno ridere i bambini, però per dirti, no, qual è il clima, sì. E sono sicuro che l'ambiente sarà una volta tanto veramente dello stadio e non del Teatro Reggio, come lo chiamo io, come è diventato ormai lo stadio, no? Tutto silenzioso, tutto, e quindi sotto quel punto di vista lì fai bene a temere l'ambiente dello stadio Juve-Inter, ma solo in quella partita, perché poi per il resto è un teatro. Sì. Fanno cori solo contro l'Inter e contro i tifosi, contro i portieri avversari. Sì, l'unica eccezione quest'anno che ha tifato la curva è stata il derby Juve-Toro. L'unica eccezione. Sì. Se tu hai visto la partita, ieri Juve-Spezia era un mortorio, si sentivano solo i tifosi dello Spezia, che erano in tanti, un migliaio. Se no, nessun coro. Però Juve-Inter sono sicuro che ti troverai sicuramente. Roberto, se devi andare... Non sarà per quello che guarderete lo scudetto, secondo me l'Inter lo vince lo scudetto, io l'ho sempre detto, e non è che te lo dico per il Ma Carlo, gliel'ho detto anch'io che vince lo scudetto l'Inter, ma non mi vuole credere, Ma faccia delle buffate. Conosco i miei polli. Roberto, scusa, ma di chi hai paura? Che dopo... dei cacciaviti o del Napoli? Io? Della Juve. Io avevo sempre paura più del Napoli, perché aveva preso pochi gol. Però adesso, avendo perso 5 partite, io ti ho sempre detto che chi perde 5 partite è difficile che vinca lo scudetto. Però questo non è detto, non è assolutamente scontato, insomma. I cacciaviti, io spero che entri Ibrahimovic quanto prima, perché perdono 2 partite di fila. Appena entra Ibrahimovic ne perdono 2 di fila. Io spero che entri Ibrahimovic, che è un altro che è un simpaticone come Teo Hernandez, è un altro simpaticone, come Teo Hernandez. Beh, voi avete Cuadrado, Cuadrado è un altro bel simpaticone. Obiettivamente, Carlo, ora io non voglio dire nulla. L'Inter il suo passaggio a vuoto l'ha avuto. Ma il Milan è una squadra che potenzialmente anche in casa, anche le partite semplici, non è mica detto che le vinca. No, lo so. Milan sta avendo un andamento molto molto schizofrenico, perché ha vinto a Napoli, ma comunque aveva perso con Atalanta e Milan. Hanno giocato molto, hanno vinto molto in trasferta quest'anno. Ecco, Atalanta e Milan, sì. Però in casa, però sai, non lo so, tutto dipenderà da Orsato, Roberto, prima che ti saluti, quanto rischia l'Inter con la Torino questo fine settimana? Arrivo! Vai Luciano. Guarda, forse il Toro di qualche settimana fa avrebbe rischiato molto, Toro di queste ultime partite, ma è anche comprensibile sotto certi aspetti, perché non ha più niente da chiedere alla classifica, perché il Toro non può più andare in Europa, neanche in Conference League, può più retrocedere in quel limbo dove è difficile anche trovare le motivazioni per dare quella corsa in più, quel sacrificio in più, quell'allenamento in più. Quindi non gliela voglio gufare a Carlo, io glielo dico sinceramente, come gli ho sempre detto, che secondo me l'Inter vince lo scudetto, secondo me l'Inter viene a vincere contro il Toro, ma non per altro, perché il Toro veramente, per quanto Juric quest'anno sia stato molto bravo e non avevo dubbi, su Juric, a differenza di tanti tifosi del Toro che non capiscono nulla secondo me,
e Juric è veramente un fiore di tecnico. Bravo. È quasi impossibile dare motivazioni fortissime, no? Perché ti ripeto, non puoi più andare in Europa, non puoi più retrocedere. Sì, magari un tempo ancora, però non hai più, no? quella spinta in più, quel sacrificio in più, quella gamba che ci metti. E quindi alla fine l'Inter verrà a vincere a Torino e l'Inter vincerà lo scudetto. Sì, tranquillo. Carlo si preoccupa, ma secondo me io gliel'ho detto 20 giorni fa. Vabbè, vedrai che non mi sbaglio. Il pallone rotondo. Roberto, che ti lasciamo, che dopo noi facciamo il giro conclusivo. Vai tranquillo, se vuoi salutare Luciano, fare un'altra domanda. Sì. Ha fatto tantissimo piacere trovare tutti voi, poi trovare Marangon che mi ha riportato. Grazie. Quando ero più giovane lo vedevo giocare. No, l'ultimissima cosa, velocissimo, Marangon, potrei chiedergli proprio sul suo passato a Torino. Lui è cresciuto nelle giovanili di Juve. Ecco, ha vinto anche un campionato primavera con la Juve. Ecco, cosa ti ricordi? Anche un campionato primavera. Il collegio lì, poi quando crescevi ti portavano in un appartamento a Torino, in 6 o 7 in un appartamento a Torino. No, sono stati degli anni, è la società che mi ha formato come calciatore, quindi io devo solo dire grazie, perché una società così preparata, seria, è difficile trovarla. Io ho avuto la fortuna di crescere in una società importante, seria, e che ci seguivano molto a noi giovani. Quindi non hai patito il passaggio tu dove sei nato, in provincia di Treviso, mi pare? Io sono nato, sì, in provincia di Treviso. Hai patito il passaggio alla città? Non è che Torino è New York, però comunque... No, sono andato a Villar Perosa, in mezzo alle montagne, per 3 anni. I primi 3 anni, poi... No, vabbè, ma no, non era... Non c'era, cioè, a quell'età lì, io sono arrivato lì che avevo 13 anni. Piccolissimo. E sono rimasto lì fino ai 17, ai 18, quindi ho vinto 2 titoli italiani con la primavera, anche se ero più giovane, però dopo poco mi hanno passato subito a giocare con la primavera, che erano tutti 2 o 3 anni più grandi di me. Caspita, hai rimpianti di non aver fatto carriera nella Juve in prima squadra? Dico no. Ma non so se sono stati giochi di mercato, sai, poi la Juve, quando io sono andato via per andare a cosiddetto farmi le ossa, perché sia Boniperti che Allodi mi avevano detto, cioè era in previsione di tornare a giocare poi alla Juve, e poi hanno trovato Cabrini, ciao, nel mio ruolo, e quindi io poi sono andato. Ho capito. Sono andato da altre parti. Se non trovavano Antonio, sarei tornato a giocare nella Juventus sicuramente. Ho capito. Mi ha fatto piacere comunque conoscerti. Piacere mio. Roberto, devi andare, giusto? Perché tu hai devi portare, mi sembra, del latte, qualcosa, dei giornali. C'è la stalla. Domani alle 5 mi sveglio, perché alle 6 inizio a lavorare in TV con la rassegna stampa qua a GRP. Infatti, per quello. Ok, allora, dobbiamo andare. Roberto, speriamo di vederci. Io dovrei venire a Torino a vedere Torino Inter, sempre che se mi danno l'accredito. Col Toro non ci sono. Col Toro non ci sono. Lo danno? No, sicuramente. No, perché porti male. No, speriamo. Carlo ormai è conosciutissimo, glielo danno dovunque. Carlo gira. Bene, Roberto, niente, grazie ancora, e speriamo di vederci su queste frequenze, su questi schermi. Volentierissimo, Carlo, quando vuoi. Okay. Quando vuoi. Grazie, sempre benvenuto. Grazie, Roberto. Benvenuto. Grazie. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao Roberto. Ciao. A tutti. Niente, possiamo chiudere il giro finale, perché poi alla fine abbiamo già sforato di 13 minuti la nostra oretta e mezza, insomma. Paolo, bene. Vai così. Ma io parlo un attimo del campionato molto velocemente. Ieri al Maradona è successo di tutto. Giroud, grande bomber del Milan, che ha battuto l'Inter, ha battuto anche il Napoli. Il campionato, sebbene l'Inter abbia una partita da recuperare a Bologna,
comunque secondo me sarà segnato. Adesso la Juve secondo me potrebbe fare una rincorsa sul terzo posto del Napoli, però con beneficio di inventario. Gabriele? Però nessuno ha parlato della salvezza, secondo me Salernitana e Genoa sono praticamente in Serie B, perché comunque nonostante i pareggi del Genoa non c'è la possibilità di migliorare anche per le ultime partite. Il Venezia si gioca tanto, ma contro un Cagliari che effettivamente sta, sebbene abbia perso la partita domenica, secondo me può avere delle chance per riuscire a recuperare. Secondo me se la giocano Venezia e Spezia. Quelle sì, esatto. Adesso bisognerà vedere lo Spezia. Lo Spezia lo vedo male. Tu hai per caso la grafica, Davide, della prossima giornata di Serie A? Abbiamo la volata scudetto, no? Tutte le partite no. Abbiamo la volata scudetto. Con le prossime partite delle prime quattro della classe. Va bene, dai Gabriele. Sì, no, allora rapidissimo una domanda a Luciano, perché su quella, l'ultimo anno alla Juventus, in realtà lui fu aggregato alla prima squadra dopo aver fatto la primavera, poi magari non giocò in campionato, probabilmente ha giocato le partite. Ecco, intanto un ricordo di un allenatore secondo me molto importante della Juventus, che è grande giocatore, perché lui ha visto tutti i migliori, cioè tutti. Se sei arrivato nel 69-70, probabilmente hai visto anche Rabitti come allenatore della Juventus, sicuramente Picchi, Vic Palek, e comunque nell'anno di permanenza Parola. Ecco, un ricordo comunque di Carlo Parola, che penso che sia stato un grande allenatore, o comunque una grande persona. Sì, no, io ho fatto una panchina contro l'Ajax in Coppa, perché ero uno dei giovani che quando avevano bisogno venivo sempre inserito, l'ultimo anno mio lì venivo inserito nella rosa, cioè nei convocati, però poi partite non ne ho fatte nel campionato. E ho vissuto molto bene Vic Palek, più che altri, perché noi il giovedì giocavamo sempre contro la prima squadra, e quindi mi mandava spesso in spogliatoio, perché io non volevo mai perdere, e picchiavo, mi ricordo che picchiavo Anastasi, cioè tutti questi grandi giocatori che c'erano alla Juventus, allora lui mi prendeva e mi diceva: Marangon, vai a farti la doccia, va, perché giustamente loro non si potevano fare male, fare male il giovedì, nelle partite che facevano il giovedì. Però sì, mi ricordo molto bene di Vic Palek, che è un grande personaggio, gli altri un po' meno. Li ricordo, e comunque per arrivare a allenare, a stare a allenare la Juventus, devi essere una grande persona. Comunque, a quei tempi, senti, volevo chiederti una cosa, Luciano. Presidente, persona incredibile, veramente incredibile. Una persona di una cultura, di un'educazione. Di un chi, Vic Palek? Non ho sentito. No, dico Boniperti, il presidente. Ah, certo. Quindi poteva prendere solo delle grandi persone a allenare la Juventus. Quindi sia Parola, Vic Palek, sono stati sempre grandi persone, grandi uomini. Vai Paolo. No, io volevo farti una domanda. Un ricordo tuo di Pino Wilson. Allora, io fra l'altro sono molto amico, e ultimamente che sono stato a Roma, perché lui era direttore. Sì. Del circo del Foro Italico, sì. Del tennis, e io quando vado a Roma vado sempre a mangiare lì, quindi mangiavo spesso con lui, Gianni Rivera, e quindi ricordo. Purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, mi stanno lasciando molti amici, persone, però la vita è fatta così, persone per bene, cioè, io ho avuto la fortuna di giocare un'epoca di persone per bene, cioè per dare
una nominazione, a persone quindi oneste, serie, amici veri, non lo so, io le chiamo persone per bene, ma quest'anno sto perdendo troppi amici da lui. Ho sentito Garlaschelli che ha detto Garlaschelli. Sì. No, ti stavo dicendo che ho sentito Garlaschelli che ha detto, ma come, se l'ho sentito 3 giorni fa, che stava benissimo. Sì, no, ma è stato un ictus fulminante, purtroppo. Una cosa che non si aspettava nessuno. Ti dico, io l'ultima volta che l'ho visto, che ho mangiato con lui, proprio a Foro Italico, sono 3 mesi fa, 4 mesi fa. Perché io, vivendo qui, vado poco vengo poco in Italia. Certo. Però quando vengo, un passaggio per Roma lo faccio sempre. Lo fai sempre. Andavo sempre a mangiare lì, lui era lì perché lui durante la giornata era lì. Sì. Davide, grande persona anche lui. Sì, però... volevo leggere i messaggi che non sono ancora stati letti. Sì, perché quindi... altrimenti ci dimentichiamo dei nostri seguitori. Followers, perché poi si dice seguitori, quindi... non capisco. Salutiamo la deliziosa Valentina Cottone, una dei nostri fan più affezionati. E c'è poi c'è un cane, mio fan. Appunto, c'è la foto di un cane. Non so come lui faccia dire che è deliziosa. Vabbè, non entriamo nei dettagli. Vai, Davide. E poi c'è un mio fan, tifoso del Monza, che saluto. Ciao Francesco. Ciao Davide, il miglior presentatore della Lombardia. Sì, va bene. Presentatore Carlo Bianchi. Io sono un regista un po' naif. Posso fare una domanda? Questo Monza, tra alti e bassi, ce la farà ad andare in Serie A? O è colpa di Stroppa se la squadra non gira? Caro Francesco, l'anno scorso si dava la colpa a Brocchi. Quest'anno si dà la colpa a Stroppa, forse la colpa è di quelli che vanno in campo. Che dici? Come ti ho detto già altre volte, sicuramente andiamo ai playoff. Quando vai ai playoff, fatti il segno della croce. Perché questo Monza, gli manca ancora qualcosina. A proposito di Lombardia, ecco, vai, se c'è ancora se qualcosa. Siete dalle parti dello stadio, sì, bravo. Se siete dalle parti dello stadio di San Siro, andate a farvi un giro sotto la torre 11 dello stadio di San Siro, perché c'è questa bellissima mostra sulla nazionale italiana. Come dico sempre io, la nazionale italiana è la squadra di tutti noi, è la squadra che unisce juventini, interisti, tifosi dell'Hellas, della Fiorentina, della Roma. La nazionale è la squadra di tutti noi. Ed ora, per concludere, la frase del giorno, una nuova rubrica che inauguriamo questa sera. La frase del giorno: il sogno di dare alla luce un bambino che chieda, mamma, che cos'era la guerra? È una bellissima frase di Eve Meriam, scrittrice e poetessa statunitense. Siamo arrivati in sintonia con la crisi ucraina. Luciano, niente, vabbè, quando tu verrai a Madrid, qui sai che c'è... Devo venire a trovare Carletto. Perché, dai. Perché che... l'ho sentito e gliel'ho promesso. Mi raccomando, però fammi devo sapere. Venire in Italia. E poi quando vieni in Italia, se vieni a Milano, andiamo al Botinero, al ristorante di Zanetti, e ci facciamo una bella mangiata dal mio amico. Per delle cose di famiglia me verrò trovati sicuramente. Ecco, mi raccomando, Luciano. E poi, vabbè, per e dico subito che mi autoinvito anch'io. Sì, non preoccuparti. Portiamo nella tana del lupo, ti portiamo nella tana del lupo. Saluto a tutti. Bene, io vi ringrazio, Luciano, grazie ancora per la tua partecipazione. Grazie Luciano. Grazie, Luciano. Ciao. A voi tutti una buona serata. Ciao Gabriele, ciao Paolo e ciao. Vai con la sigla, Davide. Sigla.